Buondì buona gente, sono Luigi, in arte Lusio, ed eccoci qui, di nuovo ritornati ai video tradizionali delle mie recensioni. Mi sto esprimendo malissimo, scusate, sono parecchio arrugginito, si vede che non ho fatto proprio niente durante queste feste, sono stato in panciolle proprio a non fare niente, a parte leggere, sì, e ho letto pure poco perché secondo i miei standard, quindi va bene, dai. Tagliamo la testa al toro direttamente perché se continuo a cincischiare in questo modo finisco di perdere quel minimo di serietà che ancora posso vantare. Quindi, come vi avevo anticipato nel mio piccolo vlog, mi sto ancora interrogando sull'uso di questa definizione, di questo termine. Io comunque la uso in mancanza d'altro, ma avete capito, dai, sì. Quindi, come vi avevo già preannunciato durante il mio vlog casereccio, inizierò da qui a farvi un bel po' di recensioni su libri che vi ho spoilerato durante appunto quel vlog, quindi facendo le recensioni di libri che vi avevo mostrato in quel frangente mentre vi portavo a zonzo tra gli armadi della mia stanza. Quindi iniziamo da questo, dal primo libro proprio, che credetemi, sono emozionatissimo, ragazzi, perché è una di quelle delle letture migliori. Ecco, non ho fatto un video sui libri più belli che ho letto quest'anno, anche perché sarebbe stato un po' troppo dispersivo, non avrei avuto tante cose da dire, e quindi, beh, dai, diciamo che comunque questo libro che sto per presentarvi rientra nella categoria dei libri che ho più amato leggere quest'anno, che più mi sono rimasti nel cuore. Ed ecco a voi Antigone, edizione Marsilio, ovvero questa preziosa edizione che, per chi non lo sapesse, ma dubito fortemente perché è conosciutissima, dai, un'edizione che si preoccupa di raccogliere vari miti, secondo i vari modi in cui sono stati trattati, quindi sono volumi antologici in cui si trattano personaggi o avvenimenti mitologici come nei vari modi in cui vengono trattati, dai loro racconti originali risalenti all'antica Grecia, fino ad arrivare agli adattamenti di poeti e drammaturghi e scrittori di tutte le epoche, dall'epoca dell'umanesimo, del Rinascimento, fino ai tempi moderni. Ce ne hanno fatte in vari su vari personaggi, dai più famosi come Medea, Alcesti, Elettra, Orfeo e tanti altri che mi pare stiano ancora continuando a pubblicarli. Ne hanno pubblicati anche su Circe, su Prometeo, quindi personaggi che alle volte vengono un po' tralasciati o sono, diciamo, un po' definiti personaggi più di contorno che protagonisti. Bene, dopo che avevo fatto per molto tempo la corte al volume su Orfeo, perché Orfeo è uno dei miei racconti mitologici preferiti in assoluto, ho scelto invece di puntare su Antigone, come potete vedere da qua, che alla fine non è nemmeno un volume tanto ampio, infatti contiene soltanto tre testi, sono tutti e tre testi teatrali, ovviamente il più famoso, l'Antigone di Sofocle, la Antigone di, come si chiama, aspettate, sì, di Anuil e l'Antigone di Brecht, che adesso inizierò a parlarvene a mano, dopo avervi fatto un po' un piccolo discorso introduttivo, come se non avessi fatto altro in questi primi 4 minuti di video. Bene, perché alla fine ho puntato su Antigone invece che su Orfeo? Beh, perché proprio l'anno scorso andai a vedere, sì, l'anno scorso, nel 2018, che ormai è trascorso, mi devo ancora abituare al fatto che siamo nel 2019 adesso. Comunque, andai a vedere al Teatro Argentina a Roma la Antigone per la regia di Federico Tiezzi, che fu un adattamento che devo dire, mi colpì per certi punti. Mi piacque molto l'idea di ambientarlo in un obitorio, l'impostazione registica l'apprezzai molto.
ebbi un bel po' da ridire su alcune scelte del cast, perché alcuni attori diciamo che non mi avevano convinto molto, in particolare Sandro Lombardi che interpretava Creonte. Comunque però aver, diciamo, aver visto l'Antigone di Sofocle, che aveva però anche un mix di Brecht, a teatro dal vivo, mi prese talmente tanto che riscoprì un po' questo personaggio mitologico che, devo dirlo, mi aveva sempre incuriosito a suo modo, però non aveva mai attirato tanto la mia attenzione come quando me la sono ritrovata in scena sul palco dell'Argentina. Così, quando mi ritrovai a passare per la Feltrinelli, buttai l'occhio su questo volume e decisi di prenderlo, tanto. E così ho fatto questa full immersion nei vari volti di Antigone, che diciamocelo allora, per chi non lo sapesse, la storia di Antigone è, senza che ve la spoilerò, dai, anche perché vorrei dare un po' per scontato che magari il mito di Antigone sia un mito abbastanza conosciuto anche da chi mi segue. Diciamo che Antigone è una di quelle che è una di quelle figure che, nell'immaginario della mitologia greca, più hanno segnato la società antica e moderna, forse più di tanti altri personaggi, e più di tante altre storie, per il suo accostamento tra la legge dell'uomo e la legge morale, che sarebbe la legge degli dèi. La sua storia si pone su un piano diverso da quello della risoluzione della tragedia degli Atridi, come viene rappresentata da Eschilo nelle sue Eumenidi, dove avviene appunto l'unione tra i due concetti di legge, quella umana e quella divina, e soprattutto perché il contesto di Antigone e quello delle Eumenidi sono diversi, sono ampiamente diversi. Quando Sofocle portò in scena questa sua tragedia nel 442 a.C., sì, dovette creare non poco subbuglio, almeno nelle menti degli spettatori, che erano i cittadini di una società in cui il rispetto delle leggi era sacrosanto. Basti pensare, ragazzi, alla fine di Socrate. Socrate aveva la possibilità di fuggire, ma alla fine, pur comunque sapendo di essere innocente, scelse di sottostare alla legge degli uomini, quindi accettò la sentenza che gli era stata imposta, ovvero quella di morire. Ma ed ecco qui che sorge dal palcoscenico la voce di una fanciulla che trasgredisce quelle stesse leggi emesse dallo Stato in nome della propria coscienza, dei vincoli del sangue e del rispetto alle ancor più antiche leggi dettate dagli dèi, che è come a dire anteporre la propria anima, la propria moralità alla legge dell'uomo. Da allora Antigone è assurta a simbolo della lotta dell'individuo solitario contro un intero sistema che gli rema contro, dell'idealista che mostra il petto contro la corruzione e la freddezza del pensiero comune o del potere dei tiranni e successivamente anche degli stati totalitari, una figura mitologica che ha trovato riscontro in parecchie figure storiche, basti pensare a Giovanna d'Arco, Giordano Bruno. E in tempi più recenti, stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale, Sophie Scholl, che è proprio forse è stata definita l'Antigone moderna per antonomasia, dalla sua prima apparizione sul palcoscenico, o almeno la più antica fonte giunta sino a noi, perché non sappiamo se prima di Sofocle ci fosse stato qualche altro drammaturgo, qualche altro tragediografo che avesse deciso di destreggiarsi con questa figura. Quindi, diciamo, dai tempi di Sofocle, Antigone non ha mai smesso di parlare e con le sue parole non smettono ne e le sue parole non smettono neanche oggi di far tremare i potenti dai loro troni. E se infatti se andate a rileggerlo, potete ben comprenderlo. Ma è interessante vedere e capire come è cambiata la visione che si ha di Antigone nel corso dei secoli e quindi di come è stata più volte rappresentata. E questa edizione della Marsilio, che va a comporre la collana delle
le variazioni sul mito, penso sia stato l'ideale sia l'ideale per comprendere questa evoluzione che ci mostra anche come cambia il modo di pensare degli artisti lungo la storia. Questo breve volume, a parte il famoso testo Sofocleo, contiene anche altri due testi teatrali, come vi ho detto, entrambi recenti ed entrambi figli della dittatura nazista della Seconda Guerra Mondiale. E qui ritorno a Sophie Scholl. Le due Antigone di Jean Anouilh e di Bertolt Brecht sono le protagoniste di due testi che, partendo da una storia comune che tutti conoscono, ne danno due diverse visioni, caratterizzate da un'uguale esposizione di linguaggio, al tempo stesso affascinante e appassionante, ragazzi, vi assicuro, per tutto il tempo che leggevo non riuscivo a staccare gli occhi dalle pagine, tanto che i dialoghi avevano un ritmo incalzante che ti catturava. Più particolare di tutte, fra tutte e tre le versioni, la più particolare è senza ombra di dubbio l'Antigone di Jean Anouilh. Trasposto in un mondo moderno che richiama molto la Repubblica di Vichy, questa Antigone è la figlia minore di una fatua borghesia, più idealista e sognatrice che eroica. Sto parlando di Antigone, ovviamente, non della società. È questa Antigone che è più un'idealista e una sognatrice, più che una figura di eroina tragica. È poco appariscente sul piano della bellezza, al contrario di sua sorella Ismene, ma intellettualmente molto precoce e, nonostante ciò, talmente stupida e illusa che non sai se provare più rabbia o più pena per lei. Ma l'eroe vero e proprio di questo dramma è Creonte, qui non rappresentato come un tiranno, ma come un uomo pieno di sentimenti e soprattutto abbastanza intelligente da capire quanto i martiri facciano più male che bene alle istituzioni. L'agone tra questi due personaggi, superbi e dalle mille sfaccettature, è uno dei migliori che mi sia mai capitato di leggere. Per pagine e pagine, vieni trascinato da una sponda all'altra di pensiero, non capendo quale sia la più giusta. E soprattutto con questa Antigone c'è il tanto temuto crollo delle illusioni che si generano, dall'impatto tra la realtà e l'empirico mondo degli ideali. Il gesto di Antigone qui viene svuotato del suo significato materiale e reso praticamente inutile, ma pure grazie a questo Antigone rende ancora più saldo il suo messaggio di ribellione, anzi, adesso è ancora più saldo, a discapito del suo reggersi sul nulla, anzi, forse è proprio questo che lo rende più forte. E così come Anouilh aveva portato Antigone in una ideologica Francia del 1941, Brecht eresse la sua Tebe, sulle rovine della Germania del 1945, la Germania ancora convinta di poter ancora vincere la guerra, mentre le bombe degli alleati la mettevano ormai in ginocchio. Questa Antigone di Brecht è un plateale spaccato della storia della Germania, a partire da un'introduzione che richiama il periodo della guerra, con i bombardamenti, i rifugi antiaerei, le SS, l'intero impianto drammaturgico, qui scritto in versi e con un linguaggio aulico, ma perfettamente comprensibile e trascinante, ci trascina nel cuore di una Germania ammantata dal nome di Tebe, distrutta dalla guerra contro Argo, nella quale possiamo riconoscere l'armata rossa sovietica che avanza lungo la Germania, e a capo di Tebe c'è il folle tiranno Creonte, ossessionato dalla vittoria e certo di ottenerla portando avanti una guerra ad oltranza. Lo sfondo storico, seppur allegorico, è evidente e molti aspetti del dramma originale variano, come le cause della morte di Polinice e della sua mancata sepoltura, sempre per tradimento, ma non per aver combattuto contro la sua stessa città, bensì per aver disertato. La voce di Antigone, ritornata qui al suo ruolo eroico al quale l'aveva destinata Sofocle, adesso non è più solo la voce della sorella che chiede sepoltura per il sangue del suo sangue, ma è anche la voce della pace, già incarnata pochi anni prima dalla già citata Sophia Scholl e da suo fratello Hans e dagli altri ragazzi del loro gruppo, dal loro famoso gruppo chiamato La Rosa Bianca, dal quale poi è stato tratto un film bellissimo, appunto Sophia Scholl, I ragazzi della Rosa Bianca, del quale vi lascerò comunque il link in descrizione, caso mai siate interessati.
Quindi per riprendere questa figura incarnata che rigetta il concetto della guerra e abolisce lo stato in cui versa la sua patria a causa della dittatura di Creonte, che alla fine, novello Hitler, non può fare altro che caracollare sulle rovine della sua sconfitta, spogliato di tutto e senza più figli né nipoti né soldati da dare in pasto alla macchina della guerra da lui stesso creata. Ma non bisogna dimenticare, dopo questi due esempi sui quali mi sono dilungato anche tanto, in cui prevale l'uno o l'altro fronte dello scontro tra legge morale, tra legge e morale, l'equilibrio, non bisogna dimenticare, l'equilibrio primigenio composto da Sofocle. Infatti, se nell'Antigone di Anuil è la razionalità di Creonte ad avere la meglio moralmente agli occhi dello spettatore o del lettore, mentre invece nell'Antigone di Brecht emerge di nuovo il pacifismo eroico di Antigone, nell'opera originale di Sofocle, nella tragedia, per quanto eroica possa essere la figura di Antigone, anche alle leggi dello Stato viene dato il loro peso. Anche Creonte, per quanto accecato dalla sua stessa iubris alle sue ragioni. E penso che sia qui il fascino che sta alla base, di Sofocle, come anche la sua attualità. Non prende una posizione definita come fa Brecht e come fa in parte anche Anouilh, ma espone i punti di vista di Antigone e di Creonte, grazie anche alle parti del coro, perfetta unione dei due, e lascia allo spettatore o al lettore la possibilità e la facoltà di ragionare con la propria testa e scegliere il partito che ritiene più giusto, perché per Sofocle l'importante non è capire chi ha ragione e chi ha torto, ma dare ad ognuno la possibilità di fare ciò che ritiene giusto. Ed è qui che secondo me risiede la modernità di quest'opera millenaria. L'edizione Marsilio è tra le migliori che mi sia mai capitato di leggere, anche e soprattutto a livello di traduzione, ragazzi, è perfetto, soprattutto per quanto riguarda il testo di Brecht, che essendo un testo teatrale in versi mostra una maggiore difficoltà, che qui invece non ho ritrovato, anzi. Forse l'unico neo che posso trovarvi è il fatto che abbiano inserito solo questi tre testi. Mi sarebbe piaciuto che aggiungessero anche altre fonti letterarie, tipo il capitolo che Marguerite Yourcenar dedicò ad Antigone nel suo volumetto Fuochi. Perché penso che altri testi, che non fossero anche solo per forza teatrali, avrebbero reso più ricco questo prezioso volume, sul quale però comunque ve lo dico ragazzi, ve lo consiglio, è qualcosa di bellissimo da leggere. Quindi non penso di avere altro da aggiungere. Quindi mi fermo qui, volevo fare un video molto breve, però comunque tra il prologo iniziale, i miei sproloqui inutili, si è fatto comunque la solita durata mia solita, quindi comprendetemi. Cercherò per il futuro di ritornare nelle brevità dei video più leggeri che possano evitare di annoiarvi e soprattutto cercare di riprendermi un po' la carica perché veramente non mi piace il modo in cui sto cincischiando, faccio questi dovrei farmi la parodia da solo, come, tipo come per la Jalappas. Questi qua. Sapete? Ci penso, ci penso, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Tanto sono un tipo che fa ridere, mi piace far ridere, tanto di guadagnato se vi fate una risata mentre mi guardate. Quindi il video si conclude qui. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, commentate se conoscete il mito di Antigone, se conoscevate già, a parte il testo di Sofocle, anche quello di Jean Anouilh o di Brecht, se non per averlo letto, magari per averlo visto a teatro. Se anche voi siete andati a vedere l'Antigone che hanno proposto l'anno scorso al Teatro Argentina, ovviamente mi rivolgo a quelli che sono sul territorio romano, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina su Facebook se volete, dove là continuo, spero di riprendere a scrivere le mie recensioni anche lì, perché purtroppo ho i tempi un po' più ristretti, e se volete seguirmi su Instagram. Fate pure, tanto ci sto e non ci sto lì, dipende dal momento. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!